avviene la nostra crescita? Attraverso i principi. Io ne prenderò quattro precisi che servono per la crescita spirituale. Se questi principi nella nostra vita non sono applicati, non sono, vedete, le leggi, noi viviamo nella grazia, ma ci sono delle cose che anche dobbiamo fare. Così come un bambino, credo che un bambino si vede quando è in salute, come lo vediamo un bambino quando è in salute? Cioè, come si vede che un bambino è in salute? Che ha fame. Quando un bambino non ha fame, vuol dire che c'è qualcosa che non va, problemi. E se non vuole mangiare, vuol dire che i problemi sono molto seri. Che se un bambino non mangia, muore. Noi qua parliamo di morte che può avvenire, anche morte spirituale. Dopo che uno è nato, di nuovo, se non si nutre, non si fa anche nutrire, si muore spiritualmente. E quindi si ritorna come prima, morti. Sia a livello fisico, cosa succede, sia anche a livello spirituale. E quindi poi anche un'altra caratteristica, credo, di una persona che noi vediamo un bambino, che è una caratteristica importante, credo che non è solo il fatto che ha fame, ma anche che lo vediamo crescere con il tempo. Quindi cominciano a svilupparsi gli arti, si comincia ad allungare, comincia ad assumere una voce diversa, con il tempo si comincia a formare in tutta la struttura, così come a livello fisico c'è anche a livello spirituale. Così noi dobbiamo stare attenti negli anni se questa crescita sta avvenendo. E come facciamo a vedere se questa crescita sta avvenendo? Attraverso la parola di Dio. Noi ci specchiamo e ci vediamo, cioè quanto siamo belli. Oppure dice, come può essere che ho la testa grossa ancora i piedi piccoli? Oppure ho i piedi grandi e la testa piccola? Perché si può essere deformati se non stiamo attenti. Se non cresciamo bene, si può essere deformato. Abbiamo bisogno di una crescita completa. Il bambino all'inizio cosa ha bisogno? Del latte. Se c'è una bella bistecca, ci può finire di traverso. Ora, l'interesse di Dio è quello di crescere. E quattro di questi aspetti importanti che servono per la nostra crescita, quindi devono essere delle cose scolpite, devono essere queste latte, per la nostra vita, che dobbiamo noi essere naturali, che ci sia questo desiderio, è quello di conoscere le scritture, di studiarci ogni giorno, di leggere la Bibbia. Questo è naturale, che se non c'è, inutile che lo dico io, se non c'è, c'è qualcosa che non va. Noi stiamo facendo oggi solo una parola per confermare, se questo lo vedremo man mano che ti do delle scritture, se questo desiderio c'è, conferma quello che è nel nostro cuore, altrimenti dobbiamo rivedere la nostra vita per dire, Signore, veramente aiutami. Quindi conoscere le scritture è importante, la preghiera e la meditazione, la consacrazione e la separazione. Uno si battezza, dice fino a caro, abbiamo detto non è un inizio il battesimo. Per questo io già voglio dare subito le basi, in modo che prima che costruiamo c'è un buon fondamento, altrimenti qua possiamo costruire, possiamo fare tante cose. Io ne ho viste tante opere negli anni, 25 anni opere, crescere, svilupparsi, di tutto e di più. Noi siamo stati anche promotori di opere che in un giro di anche 2-3 anni sono diventate 800.000 persone, quindi tutto spettacolo, poi è arrivata la prima firma e sono crollati. E abbiamo fatto l'esperienza, abbiamo visto l'importanza di mettere una base solida, perché se non c'è una base solida tutto crolla. Si può costruire anche bene, ma quando poi arrivano le prove, poi la si vede di che pasta siamo fatti. Se non c'è stata, come dice, questa crescita, quindi è importante che un bambino si sviluppa bene fin da principio. E qua parliamo di cose spirituali, certamente, come dice ognuno, stasera si prende anche la sua parte. Primo, abbiamo detto conoscere le scritture, come ho detto prima in Matteo 22:29 è scritto così: ma Gesù rispose loro, stava parlando ai Sadducei, voi errate perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Ho letto, Gesù rispose, voi sbagliate perché non conoscete né le scritture e né la potenza di Dio. Quindi la scrittura e la potenza di Dio vanno di pari passo. Io conosco tante persone emotive a livello spirituale, alleluia, però senza parola, e poi si vede che errano, si erra quando non conosci le scritture, si sbaglia. Quindi è importante leggere le scritture. I Sadducei erano persone tra virgolette che sembrava che conoscevano le scritture, ma poi conoscevano tutto e che le scritture, infatti sbagliavano. E Gesù gli disse chiaro, voi sbagliate, errate perché non conoscete le scritture, che se voi conosceste le scritture sicuramente non sbagliereste.
E voi dici, ma tutti quanti sbagliamo, è perché non conosci le scritture. Se tu conoscessi le scritture e mettiamo in pratica, non sbagliamo. Tanto, è tanto semplice. Ora leggerò più veloci. In primo Pietro, capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 2, è scritto così: come bambini, pur ora nati, appetite il puro latte spirituale, onde per esso cresciate per la salvezza. Quindi qua parliamo di persone che sono appena nati di nuovo, quindi consapevoli della nuova nascita, che sono stati salvati, quindi che sono battezzati. Quindi cosa consiglia qua Pietro? Come bambini, pur ora nati, appetite il puro latte spirituale, onde per esso cresciate per la salvezza. Cos'è questo latte spirituale? È la parola di Dio. Quindi il latte che ogni giorno dobbiamo prendere è per quelli che sono all'inizio. Quindi immaginatevi chi non legge la Bibbia ogni giorno. Io ho detto tutto un foglio che metto. Non c'è da prenderci niente, non c'è da fidarci niente, perché è una persona rachitica, sicuramente una persona senza forza. Forse ci possiamo basare sulle esperienze passate, sulle conoscenze passate, ma la parola deve essere nutrita ogni giorno. Proprio se siete, quando prendeva la manna, dice che il giorno dopo non era più buona. Ora la parola non è che non è buona. Ogni giorno abbiamo bisogno della parola giusta della nostra anima. Così come noi mangiamo, abbiamo bisogno ogni giorno di nutrirci, altrimenti la nostra anima deperisce. E qua parliamo del latte. Quindi immaginiamo se non prendiamo manco il latte, la parola. Cioè, che livelli siamo? Quindi è importante che una persona che inizia nella fede ogni giorno legge la parola. Se tu non hai questo desiderio, c'è un problema. Se non hai desiderio di leggere la parola di Dio, è un problema. Che il fatto che una persona non ha desiderio di mangiare, un bambino, un neonato non ha desiderio di mangiare, vuol dire ha problemi. C'è qualcosa che non va. O che non ne mangia, o che non è mai nato, che pensa uno che non ha fatto, vuol dire che è morto. Oppure c'è problemi intestinali, qualcosa da verificare. Quindi è importante che noi leggiamo la parola di Dio ogni giorno, ed è il latte spirituale affinché cresciate per la salvezza. Detto, ma perché già non c'era la salvezza? Noi ce l'abbiamo per fede, ma dobbiamo crescere, perché la salvezza è di più di quanto noi ci immaginiamo. Noi a volte pensiamo che la salvezza è solo il fatto che Dio ci ha perdonati ed è finita lì. La salvezza è qualcosa che va molto, ma molto più alto. Quando parliamo di salvezza parliamo di un'opera di redenzione completa, sia a livello fisico e sia a livello spirituale, che Gesù quando è morto ha compiuto tutto, e quindi lui ha preso tutte le nostre infermità, tutti i nostri peccati, ma non solo, ma egli anche ci libera da tante cose. I discepoli magari erano salvati, Gesù cosa gli disse? Voi ancora siete legati, come siamo salvati? Disse, se perseverate nella mia parola, siete miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Perché erano legati i discepoli? Non è quando uno è salvato e libero. Una cosa è il perdono, una cosa è essere liberi da modi di pensare, schemi, modi di fare, di parlare, di vedere. E ora vedremo che differenza c'è fra consacrazione e santificazione, che sono delle cose importanti che il cristiano deve avere nella propria vita sviluppato nel tempo, altrimenti è un problema. Cioè non si sviluppa come persona e quindi non può rendere, cioè è inefficace, è inaffidabile, perché non ha le qualità sviluppate di tutto, dei sensi, del corpo, della ragione, della forza, di tutto. E noi sappiamo che il latte, anche se sembra che non fa niente a un neonato, gli fa le ossa, ha quella sostanza nutriente capace di arricchirlo di tutto. Per noi che siamo, poi quando uno cresce ha bisogno di più alimenti, che noi sappiamo, per chi poi cresce nella fede, mano a mano la parola di Dio serve, uno può essere senza esercitare, ma poi va a un livello maggiore della parola. Gesù disse, il mio cibo non è quello di ascoltare la parola di Dio, quello è il latte. Quando poi uno cresce, il mio cibo è quello di fare la volontà di Dio. Gesù, la parola è diventata carne, lui metteva in pratica tutta la parola, e questo è quello che il Signore ci chiama a noi fare. È il nostro cibo, intanto quando uno inizia è il latte. Poi il Signore ci dice, adesso devi fare questo, che se tu non sai la verità, non sai come fare una cosa, come fai? E non è la forza, allora uno cresce, si sviluppa, conosce, e poi il Signore ci manda a fare le cose. Tante volte molti, mi dispiace che c'è anche nel popolo di molti, dicono, tu sai questo, hai questo dono, hai questo carisma, ti pompo, no? Tu sei così, 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 e lo so che questa qua è la mia chiamata. Quando sono grande, so che questo è il mio desiderio di essere un medico, ma ancora sono un neonato. E quindi uno pensa di essere,
e cerca di fare quello che ancora un neonato non può fare, perché si deve sviluppare, si deve fare i calli, deve crescere. Vi ricordate il re Davide, che lui ci sta Golia, ma ancora era un giovanotto, poteva uccidere il gigante, aveva la fede, ma per essere re ha dovuto passare 20 anni nella spelonca di Adulam con delle persone che non erano del popolo di Dio, tutti lamentosi, quelli che nessuno vorrebbe stare. Lui ci viveva tranquillo, anzi la sua testimonianza li cambiò tutti quanti. Ma dopo 20 anni lui fu re. E a volte noi pensiamo, perché abbiamo il dono, abbiamo i carismi, e ci sono credenti, mi spiace a dirlo, ne conosco, che hanno i doni, i carismi, profezie di qua, profezie di là, cacciano i demoni, ma di carattere, di maturità non hanno niente, non sono manco affidabili. E alcuni di questi potrebbero essere quelli che un giorno il Signore dirà: ma io a voi non vi conosco. Signore, ma noi abbiamo cacciato i demoni, abbiamo parlato in lingue. Sì, sì, però poi c'è la parte esteriore, consacrazione, ma niente santificazione. Convivono con il peccato, vivono nel peccato, pieni di vizi, pieni di parole, e quelli non. Lo so che è duro, ma oggi il mondo ha bisogno di persone, e dobbiamo imparare qua questa lezione oggi, che sappiano dire non solo sì, ma che sappiano dire no, non è così. Perché se non c'è nessuno che qua dice no, qua nessuno cambia. Allora o ti fai cambiare o cambi. Questo è il latte, eh? Nel Salmo 119, che è uno dei salmi, il salmo più lungo, e non ve lo leggo, esalta la scrittura come qualcosa di vitale e non di importante, e sottolinea, se ve lo leggete a casa, il Salmo 19, perché fa enfasi sulla parola, fa capire che la parola difende, la parola guida, la parola dà gioia, la parola è fonte di saggezza. Praticamente la parola è uno degli strumenti che ci permette, la scrittura, quella di non peccare. Come renderà il giovane a rendere la sua vita pura? Nel badare ad essa attraverso la sua, attraverso la parola. Quindi chi non ha mestichezza, chi non legge la parola di Dio, quindi non va in confronto, non comprende qual è la verità, la menzogna, rischia di vivere nel peccato. Uno che invece si studia, legge la parola di Dio, il Signore gli parla, riusciamo a vedere qual è la verità, e quindi possiamo evitare di cadere. E noi sappiamo che la parola di Dio è una lampada, non è un faro, non capiamo tutto, ma è una lampada che ci permette ogni giorno di capire il passo giusto che dobbiamo fare, altrimenti sono problemi. E se il neonato non impara a bere il latte, a volte gli dici: ma io non mi sento. Sforzati. Se tu vedi il neonato che non ha fame, ti preoccupi, ma che fa la mamma di solito? È bello, è bello, che se non bevi il caso non grisci, e come tu bevi, bevi, che ti fa bene, ma io ne ho fame, lo butta, e io ti do di nuovo, mi dispiace, una voce, così le vitamine, proteine, comunque, aereo, è importante la parola. Poi la parola da sola non basta, dobbiamo accompagnarla con la preghiera, perché se noi leggiamo la scrittura e ci facciamo prendere, è facile che non leggiamo più la scrittura. Dobbiamo avere un'attitudine in contemporanea, questo è qualcosa che si deve anche esercitare, quando noi leggiamo come se stiamo anche pregando. Noi dobbiamo avere la concentrazione sulla parola senza farci prendere. Se dobbiamo leggere la parola, dobbiamo leggere la parola, punto. È un modo buono per accostarsi alla parola senza farci distrarre la preghiera. Quindi ci chiudi nella tua cameretta, quindi lascia tutto. È buono pregare prima di leggere la Bibbia, oppure anche a volte preghiamo e leggiamo la Bibbia e preghiamo. C'è questo rapporto, devono andare insieme queste cose, fanno parte del latte. Quindi la parola, la preghiera fa parte del latte, non solo la parola, ma anche, mettiamoci, la preghiera è una sostanza che è nel latte, che il latte è fatto di diverse sostanze. E così è ciò che fa crescere un bambino, anche la preghiera e la mediazione. In Filippesi 4:8 è scritto così: quanto a rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, e se vi è qualche virtù e vi è qualche lode, pensate a queste cose, siano oggetto dei vostri pensieri. E quindi, come ho detto prima,
quando ci accostiamo nella preghiera, cioè il fatto di essere oggetto dei nostri pensieri, perché? Che di solito noi abbiamo la tendenza, quando succede qualche cosa, di sospettare. Noi sappiamo che non è così, però per evitare di sospettare, preghiamo per quella persona. Oggi c'è la tendenza che appena c'è qualcuno che ti fa qualche cosa, subito pensi male, invece di pregare. Poi ci sono quelli più spirituali, che si fanno la con piccola, si uniscono, come si dice, per conto loro, si fanno il gruppetto, bastano anche due persone, che invece di pregare per il pastore, di pregare per quel fratello che è caduto, quel fratello che ha sbagliato, spettegolano, fanno maldicenze, perché non sanno che fare, perché se uno non prega, spettegola. Invece sia un oggetto dei vostri pensieri, di conoscere la parola e anche agire attraverso la preghiera. E tante volte queste due cose vanno insieme affinché, diciamo, possono portare il nutrimento alla nostra parola, altrimenti ci amareggiamo. C'è scritto in Isaia 26,3 che alla mente che riposa in te tu conservi una pace perfetta perché in te confida. Quindi la preghiera è importante. Un'altra scrittura dice, un'altra versione, a chi è fermo nei suoi sentimenti egli conserva la pace perché in te confida. Quando abbiamo certi pensieri, se vogliamo mantenere la pace nella nostra mente, l'unico modo che possiamo fare è quello di confidare nel Signore, di pregare. Questo ci permette di rimanere i nostri pensieri nella pace. Se una persona che non legge la Bibbia, che non preghi mai, è normale che c'è l'inferno qua dentro. Se invece ti nutri, hai il paradiso, perché in sostanza fa bene all'anima. Uno dice pregare perché cosa? Dicevo, gli si insegnano a pregare. Tante volte non è il fatto di insegnarci come pregare. Tante volte è che noi non sappiamo cosa pregare. Questo è il vero problema. Perché se noi sapessimo la necessità che c'è della preghiera, penso che preghiamo. E siamo più facili a pregare per le nostre cose che per quello degli altri. Non è così tante volte. Se noi avessimo veramente il motivo di pregare, ce ne sarebbero motivi, ma noi non preghiamo, perché se preghiamo a malapena preghiamo, Signore dammi un posto di lavoro, Signore dammi i soldi, dammi la salute, dammi questo, dammi quello. Ma qual è la preghiera che il Signore vuole che noi invece impariamo a fare? Quella di ringraziare. No, ringraziamo e benediciamo Dio. In Filippesi 4,6 è scritto così: non siate in ansietà, sollecita per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano adesse a Dio mediante preghiere e supplica con ringraziamento. Uno dei migliori modi per rimanere la pace nel cervello, nel cuore, è quella di dire Signore grazie, di pregare, di non essere ansiosi nelle cose sollecite di cosa alcune. Quindi parliamo di cose non dispensabili. Domenica abbiamo detto, e oggi e ieri abbiamo detto anche, preghiamo per i nostri figli, abbiamo la compassione, più della salute, più del lavoro, oppure ancora non abbiamo capito niente qua? C'è il cuore rotto, c'è questo spirito contrito, preghiera e supplica. La supplica non è, ti prego Signore, benedici questo cibo. La supplica vuol dire andare in uno stato di rottura, direi di agonia. Gesù quando pregava agonizzava al punto che anche il sangue scendeva, e lui pregava per noi e agonizzava. Questa è la preghiera, eh? Non è una preghiera Padre nostro che sei nei cieli o molto. Efesini 6,18 è scritto così: pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e preghiera per tutti i santi. Ma per tutti i santi chi? No, quelli morti. Quelli vivi. Ma per chi? Per tutti. Sì, ma quello mi ha fatto male. A chi più no, non ci prego per chi. No! Deve pregare per tutti, altrimenti non è preghiera. Quando dice tutti, a tutti. Gesù pregava anche per i suoi nemici, Padre perdona loro, non è che non lo vogliono bene. Perché non sanno come. È facile pregare per chi ci ama,
né ci chiama a pregare per quelli che non ci amano. Perché se non preghiamo per quella persona, cosa facciamo? Se non preghiamo, cosa facciamo? Malediciamo. Spalliamo. Parliamo male. E tanti ci cascano. Parliamo male. Tanti ci cascano. E di solito stiamo molto attenti, che o prima o dopo il diavolo ci prova in questo. E che fa? Il modo migliore per un cristiano, perché all'inizio dovrebbe essere un po' più naturale la cosa, ma nel tempo si può essere tentati, e quindi che fa lui? Ti isola prima e poi ti porta le persone adatte che sono come te e si fa coppia. E quando dice due su ciechi, uno vanno a finire e di solito uno che è cieco ci vuole tanto umiltà stare con uno che ci vede. È facile piangere con chi piange, perché tu che se piangi con una persona poverina che ha problemi, che ci vuole, anzi tu ti senti più felice perché non hai gli stessi problemi di quella persona che ha difficoltà, e quindi puoi anche piangere. Ma ridere con chi ride è più difficile, l'ho detto tante volte, perché ridere con le persone che stanno meglio di te è più difficile, perché là si vede se sei una persona gelosa oppure no. Con chi sta meglio di te si vede se tu ci sei ridere. Se tu non sei stato con le persone che stanno meglio di te, allora ci vuole il latte qua ancora. Ci vuole il latte. Primo Timoteo 2:1-2 è scritto: io esorto dunque, quindi pregare per che cosa? Abbiamo visto, per tutti i santi vivi, per i bisogni necessari, i figli, la moglie, il marito. Stiamo pregando, vero? Oppure stiamo aspettando che il Signore o il pastore faccia l'opera, o che il fratello. Poi vabbè, facciamoci fare esperienza, quale esperienza qua? Prima si fa e meglio è, che poi dopo, se arriva un'età che se uno ha seminato male, raccoglierà male. Esorto dunque, innanzi a ogni cosa, che si facciano preghiere, orazioni, qua Timoteo che scrive, preghiere, orazioni, richieste e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono in dignità, a cerché possiamo menare una tranquilla e quella vita in ogni pietà ed onestà. Io mi sono stancato di sentire, sia a livello esteriore, esterno, non qua, grazie a Dio. No. Di noi. Al lavoro, su internet, mi dispiace quando sono poi fratelli. C'è più delusione. Che si fanno prendere, è vero, dalla delusione, dalla ferita, ma il Signore noi ci chiama a pregare per le autorità, no per giudicarle. Sì, ma che è una cosa vedosa, che lui ci fa sempre io, ma sempre 2000 il maialino, 2000 il maialino, 2000 il maialino, ma basta, che ti senti, si stanga poi, ma sempre che ti lamenti perché quello Berlusconi non è buono, quello non è buono, e poi così alla fine chi ti sparla degli altri, anche se ha ragione, sempre sparlare, prima o poi ti sparlerà di te. Bravo. Se c'è qualcuno, dice sai, tuo fratello è tinto, stai tranquillo che poi appena hai l'occasione di parlare a maledire, perché noi pecchiamo, vero? Ogni tanto pecchiamo, no? Sbagliamo, c'è qualcuno che non sbaglia. Io c'è qualcuno che non sbaglia. Grazie in piede. Ci mettiamo tutti nella stessa parte. Quindi la preghiera. No, questi sono dei punti, sono punti deboli che io voglio incoraggiare, perché è una delle istruzioni che diavolo sta usando anche qua in Italia. Io sto prendendo solo quello che vedo più, dove lui sta cercando di giocare. Con i credenti, che quelli del mondo mai soffritti, ma noi credenti non ci permettiamo mai di puntare il dito verso una persona che ha una funzione o un'autorità politica. Certo, possiamo parlare, ma non più di tanto, non risolviamo niente se non abbiamo pregato per quella persona. Il Signore ci chiama sempre a pregare per le autorità affinché viviamo una vita in pace, che tante volte le autorità, se non riescono a muoversi, qua parliamo delle autorità sia politiche sia religiose, è perché ci sono qualche persone che pregano per loro. Ricordate Gesù cosa disse? Pregate per me. E i discepoli, amen! Ma che mi conti tutta la notte a pregare? Ma quale notte a pregare? Io di notte devo dormire. Si mi ha chiamato a dormire la notte. Gesù invece pregava la notte. Che stanno. E non solo lui, poi anche i discepoli. Ma quello è il cibo sodo. Poi tanto cominciamo a nutrirci, che invece di fare delle cose, dire delle cose, preghiamo.
che il Signore possa cambiare il cuore dei politici. C'era Daniele che pregava per la sua nazione, Giuseppe pregava per la sua nazione, e Dio li innalzò e li mise accanto a Faraone, accanto ai re, ed erano stati determinanti per il cambiamento dell'economia di quella nazione. Non pensate che qua siamo in quattro, ve lo posso dire per esperienza. Ognuno di noi fa le sue esperienze, ma vi posso dire che basta uno, e io ne so qualche cosa, ne basta una persona per poter influenzare la persona più importante dell'Italia affinché faccia una scelta giusta. Ma ne basta una per combinare guai. Ed è facile vedere come c'è il pelo, vedere le debolezze. Invece quello che è più difficile è rialzare una persona che ha sbagliato e dargli con spirito di mansuetudine, rialzarlo e dargli una parola, se ce l'ha, che edifica. E tante volte quello che manca è la parola che edifica. Quello che abbiamo di solito è la parola che distrugge. È facile dare sentenze, ma pregare, dare delle parole di incoraggiamento non è facile. Soprattutto per chi? Non solo per quelli che ci amano. Gesù diceva date da mangiare a chi? Dai da mangiare al tuo nemico. Ma mangiare non vuol dire farci una bella pagnotta. Tante volte può essere anche un panino, ma può essere anche una parola di incoraggiamento, una parola di esortazione detta bene al momento giusto. Cosa noi dobbiamo pregare per i nostri politici, per le nostre autorità, affinché possiamo vivere una vita più tranquilla possibile? La vogliamo questa vita tranquilla? A volte le cose si bloccano, pare che ci sono degli intoppi. A volte ci sono gli intoppi perché dietro le quinte, posso dire, ci sono delle realtà spirituali che influenzano le persone, quindi diventano egoisti, pensano solo a loro stessi, e quindi diciamo siamo nella stessa barca. Ognuno cerca il proprio interesse, qua non c'è nessuno che cerca l'interesse degli altri e si dice guarda, mi metto io qua in prima linea e cerchiamo di fare il bene, come proprio dice il Signore, non come pensiamo noi. Quindi la preghiera, avete visto quanto è importante. Poi la consacrazione. Terzo, la consacrazione vuol dire separato per Dio. Qua sei tu che decidi. Quando si parla di consacrazione è una decisione che dipende da noi. Noi ci separiamo per Dio. Quindi quella cosa non la facciamo, ne facciamo un'altra. Ci separiamo per Dio. E quindi ha a che fare con il corpo, con l'esteriore. Indica il donarsi a, dedicato a, appartenere a. Il battesimo infatti in acqua, che diversi state facendo, è un atto di consacrazione. Io decido attraverso il battesimo di iniziare una vita con il Signore. Quindi io mi consacro, mi apparto per il Signore. Prima vivevo per gli altri, ora vivo per Lui. Il sommo sacerdote ai tempi del Vecchio Testamento aveva una lamina d'oro qua sulla fronte, e sulla lamina c'era scritto Santo all'Eterno. Noi, secondo l'ordine del Melchizedek, o meglio ancora secondo quello che Cristo ha fatto sulla croce, adesso noi siamo sacerdoti e re secondo l'ordine di Melchizedek. Ognuno di noi è una principessa, un re, sacerdote, la sacerdotessa, quindi hai una bella qualifica, hai un bel titolo, e non è poco essere re e sacerdoti, altro che ministeri. Qua parliamo di un livello molto alto, e il sacerdote, sono sacerdote, aveva questa lamina di oro dove c'è scritto Santo all'Eterno, cioè io sono consacrato per Dio, io sono consacrato per Dio, adesso quello che faccio lo faccio per Lui. Quindi parliamo di atti esteriori, qualcosa che gli altri vedono. Questa è la consacrazione. Romani 12,1 è scritto, qui è Paolo che scrive nella Chiesa di Roma, dice io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi come sacrificio puro, santo e accettevole davanti a Dio, che questo è il culto spirituale. Quindi qual è il culto? Quando noi diciamo offriamo il culto, è offrire i nostri corpi come puro, santo e accettevole. Puro. Dobbiamo conservare il nostro corpo puro, senza contaminare. Cioè, ma niente, in base a quello che mangi e quello che tu ti inietti fa danno. Questo dobbiamo stare attenti, beviamo puro latte, non beviamo tossine. Quindi a presentare i vostri corpi, quindi il nostro corpo per il servizio a Dio. Paolo anche in Romani capitolo 1,1 dice
Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo, appartato dell'Evangelo di Dio. Paolo stesso disse, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio. Quindi appartato vuol dire consacrato. Io mi apparto e mi consacro per le cose del Signore. Certamente ci sono anche le altre cose, ma non sono quelle che determinano la mia vita. Adesso la mia vita è determinata dalle cose per Dio. L'abbiamo detto qua, separato per Dio. Chi è appartato per Dio, prima o poi Dio lo apparterà. Per che cosa? Se tu ti apparti per le cose spirituali, ti consacri nella preghiera, nella parola, lasci le cose del mondo, ti apparti veramente per le cose di Dio, Dio dice, inizia, guarda, questo qua è serio. A questo punto lo scegliamo per un servizio. Se tu veramente sei appartato, Dio lo sa, con il tempo ti chiama, dice, tu sei buono per fare questo tipo di servizio. Perché ti sei appartato, quindi chi si apparta, Dio poi lo apparta per il servizio. Lo chiama a cose più... Chi è fedele nelle piccole cose, Dio gli affida cose maggiori. Chi è fedele nelle piccole cose? Qua parliamo di latte, eh? Se non siamo perseveranti, Gesù diceva, sapete, mi dicevo, se perseverate nella parola, cioè se studiate la parola, Gesù era la parola, conosceva le scritture, ma noi abbiamo bisogno di leggerla, di studiarla, altrimenti come ci nutriamo? Non solo per noi, ma anche per darla agli altri. Noi sappiamo che la parola è qualcosa di spirituale. Se voi vedete, anche Gesù fu appartato e consacrato, anche Gesù si appartò. No, ma quello è piccolino, che può capire? Tu ancora a crescere, ma guarda da dove pulpito viene sta predica. Come io sono più grande di te, sei ancora piccolino. Ma così tu a dirle queste cose? Anzi, Gesù chiama i piccoli. Samuele, Samuele, Kevin sta battezzando. C'è mio figlio, 12 anni. E dillo cosa è successo, era contrastato per Giunta Kevin. Ah sì? Che noi non volevamo, ti ricordi? Appunto. E cosa ha fatto? Lui ha telefonato a lui. Pronto Alessandro! Mi ha chiamato oggi. Che c'è? Ho convinto i miei genitori a battezzarlo. Gloria a Dio! Determinato! Questo non è un Lui è stato. Bravo. Questo non è un già hai servizio per quant'è. Gloria a Dio. Oggi ho esortato, non voglio dire più di tanto, ma siamo noi che dobbiamo portare i nostri figli al Signore affinché Lui li benedisce. Da piccolini dobbiamo farlo, non dobbiamo aspettare, dobbiamo lasciare liberi. Liberi di che cosa? Di venire in chiesa, liberi. Quando sono grandi, quando sono grandi no. Quando sono grandi no, noi parliamo qua di bambini, però qua stiamo parlando di bambini, i bambini piccoli, siamo responsabili, no? Qualcuno mi ha detto, ma uno può obbligare un bambino a venire in chiesa? Un bambino sì. Certo, se noi non lo obblighiamo, cosa farà il bambino? Cosa farà il bambino se noi non lo obblighiamo a venire in chiesa? Dai ragazza, fai quello che vuole, si farà pensieri strani, farà fare cose strane, amici strani. E direi, siamo anche attenti ai nostri figli anche quando sono adolescenti e diventano grandi, che siamo sempre noi i genitori. Certo. È una parola detta, come dice, al momento giusto, con amore, ma anche con... Davide diceva, il tuo bastone da dove è che sono quelli che mi consolano. Mi percuota pure il giusto e la mia anima sarà ristorata, diceva nei proverbi. Mi percuota, bello tu un buono, ma svegliati, no, sai, le percosse. Oh, mi percuota pure il giusto e non dico altro. E ci sono parole anche pesanti che vengono dette nei proverbi. Comunque, andiamo avanti. Atti 13:1-2 scritto così. Ora nella chiesa di Antiochia vi erano profeti e dottori. Barnaba, Simeone, chiamato Niger, Lucio di Cirene, Manaen, allevato assieme a Erode il tetrarca, e Saulo da Tarso. Sappiamo Paolo. Ora mentre celebravano il servizio al Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse, mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Non sono i misteri che scelgono. È lo Spirito Santo che decide chi chiamare e chi mandare. E beato non c'è una chiesa che ha l'orecchio attento a capire chi lo Spirito Santo sta scegliendo. Che a volte noi diciamo, per me è questo qua. Ricordate Samuele che gli portarono sei fratelli nella casa di Isai. Erano alto, valoroso, tutti bravi, tutti.
mentre lui è bello, alto, non è lui, non è lui, tiene che l'uomo guarda l'apparenza, la bellezza, particolarità, grazie a Dio Dio non guarda queste cose. Alla fine chi era il più piccolo? Ed era quello Davide che stava lavando nei campi. Sì, quando vedete persone che lavorano, se il piccolo lavora, ma chi sta mia, me lo studio perché me lo devo prendere, perché uno mi piace lavorare, che chi lavora guadagna, qua non parliamo di soldi, però signore chi si sceglie? Tra le gente che non. Fedele date, chi è andata la città? Chi è un marcagnone? Chi si sceglie le persone che vogliono lavorare, le persone che sono disponibili, che purtroppo è vero, tante volte, qualcuno sempre che è quello, che vediamo una disponibilità, forse un servizio, ma quel signore vuole tutto il cuore. Quindi se non c'è il cuore è meglio che non. Invece non mettiamo nessuno avanti. E nemmeno noi ci mettiamo avanti. Se non ci diamo completamente, è meglio che non ci muoviamo. Per questo è buono che si cresce nelle cose spirituali, si acquisisce anche un po' di esperienza nelle cose spirituali. Quindi, quindi Dio ha scelto anche le cose piccole. Guardate qua, il fatto che Paolo e Barnaba furono presi dallo Spirito Santo e chiamati, perché? Perché erano delle persone che facevano loro, pregavano, digiunavano, non erano bingo pallino, erano persone che avevano impiegato a pregare, digiunare. Noi sappiamo che Paolo quando pregava, non pregava un giorno, due giorni, o tre giorni, quattro giorni, stava a periodi. Se leggete le scritture dice, parlava in lingua, dice più di tutti voi, quindi se io ho faticato è stata la grazia, quindi ho lavorato più di tutti. Quindi era una persona che non era uno così, scusando se scelto uno che veramente erano seri ed erano disposti a dare tutta la loro vita, altrimenti ancora finisci. Perché per essere in prima linea bisogna essere disposti a dare tutta la propria vita. Altrimenti la prima occasione, quando c'è da dare la propria vita, c'è ciao ciao, quindi si lascia la barca. E come c'è la barca s'affondano, che fa? Ne scappi? Schettino lì. Schettino. E oggi ce ne sono schettini, falsi piloti che si mettono lì avanti, che appena succede qualche cosa tu non ne vedi più. E quindi se. Quindi già ci sono, potrebbero essere problemi, a voglia che si grida aiuto aiuto. Consacrazione abbiamo detto che è separato per Dio, quindi sei tu che decidi. Santificazione invece è separato a Dio, indica l'essere, chi è, quello che c'è nel cuore. Una persona consacrata è una che può anche lavorare nella chiesa, può servire, fa tante cose, sa predicare, sa cantare, sa evangelizzare, pulisce, fa servizi di tutti i tipi, tipo come Matta, va? È consacrato, ma non è santificato a Dio, che vuol dire internamente non ha il cuore puro, è una persona impura, piena di peccato, piena di pensieri brutti, e questi. Quindi molti sono consacrati, ma pochi sono quelli santificati. Quando parliamo di santificazione, parliamo di un cuore puro, cioè quello che veramente sei, non quello che mostri. E di questi ce ne sono pochi che mostriamo santificazione. A volte mostriamo la santificazione, cioè la consacrazione, ma mostriamo poca santificazione. Questo è qualcosa di interiore che dobbiamo noi curare. In Giuda 22-23 è scritto così: e abbiate compassione degli uni usando discernimento, ma salvate gli altri con timore, strappandoli dal fuoco, odiando persino la veste contaminata della carne. La persona consacrata, quando vede una situazione di peccato, e vabbè niente, una parola detta così, e poi chiede tutti quanti lo fanno, niente ci fa, un peccato, un vizio, un pensiero, e vabbè niente. Questa è la persona consacrata. La persona santificata dirà no, è peccato e non si fa. Come dicevo prima, non solo il no è terapeutico tante volte, anche se potrebbe portarci delle persone a reagire, diciamo guarda che tu stai peccando, non si fa questa cosa, ci potrebbero lasciare, proprio voglio dire questo qua col tempo, poi dopo venono, perché ci dico questo qua veramente camminava in verità. Ricordate Gesù quando diceva le cose come erano, dice molti suoi discepoli lo lasciavano, perché lui parlava a volte anche duro, per trovare la santificazione, persone santificate che sanno dire no alla concupiscenza, no alla pornografia, no alla maldicenza, no alle calunnie, no all'invidia, no alla gelosia. E se questo ti costa
lasciare anche, tra virgolette, chiamiamole come volevamo, è un mio amico, è un mio fratello, è una mia sorella, è mio papà, è mia mamma. Se ti costa lasciarlo per il tuo bene, non avere paura, lascia. Altrimenti che mi accadrà? Ti accadrà di peggio. Questo lo disse Gesù al cieco, che ha aperto gli occhi, ma se fai di nuovo le cose di prima, ti accadrà di peggio, che vuol dire stavolta si chiuderanno, non si vedranno più, sarà insensibile alla mia parola e ai suoi ragionamenti. Che così quando si resiste alla voce dello Spirito Santo, gli occhi poi si chiudono e non si aprono più sporchi. Quindi è molto pericoloso perché il collo si indurisce. Quindi se tu dici le cose per non offendere, si diranno le stesse cose e ci saranno offese. Che a volte noi diciamo, sì, ma poi se ti dico questo qua e così si offende, sì, ma poi alla fine ti dirà sempre la stessa cosa. Quindi o concludi oppure è meglio che lasci. E guardate che il primo passo della salvezza è facile, ma lasciare delle persone che ci assorbono e che poi alla fine ci seducono. Guardate, la seduzione è molto sottile. No, ma lui è un fratello, o lui è convertito. Sì, ma di chi stiamo parlando? Aspetta, fratello chi? Fratello chi? Che la Bibbia parla che ci sono fedeli e infedeli, quelli che vivono nel peccato e quelli che vivono nella santità. No, è un fratello, aspetta, proviamo, vediamo. Fratello chi? E uno ci casca, viene sedotto, ti assorbe e diventi come lui. È come si dice, bucato col zoppo all'anno, su via. No, ma io non ci casco. Io ho imparato questa lezione dopo 20 anni di conversione. Cos'è un po' la seduzione? 20 anni. Immaginate, e vi parlo di una consacrazione spirituale che ho avuto, no, questa è l'acqua di rosa, e mi si sono aperti gli occhi. Mizzica. Qua non parliamo di tentazione, parliamo di seduzione. Le parole melate, sembrano da parte di Dio, usano le scritture, tanti. E poi si rischia la morte. E noi sappiamo che la morte non è separato a Dio, è separato da Dio. E poi ho finito, questa è brevissima, separazione dal mondo. Il Dio mi ha separato per Dio, poi a Dio e poi separato dal mondo. In secondo Corinzi 6,14 scritto: non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco diverso, perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità, e quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? Quando si parla di non metterci con gli infedeli, non è per il fatto solo del fidanzamento, questo anche, ma parla anche con amici, parenti e chiunque esso sia. Non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco diverso, perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità, quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? Mettersi con gli infedeli, chi sono gli infedeli? Sono quelli che non sono fedeli a Cristo, queste sono le persone infedeli che Dio, Paolo, ci chiama a non metterci. Poi se uno si deve sposare ancora di più, si muoiono. Perché? Perché dice quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? Anzi, ancora prima dice, vedete sotto un gioco diverso. Cos'è il gioco? Sotto un gioco diverso. Il gioco era quello che univa due buoi col collo insieme affinché andavano avanti per arare il terreno, ma con un obiettivo. Non è che uno va di qua e uno va di là. Quando ci mettiamo con gli infedeli, ricordiamoci che hanno un gioco diverso, hanno obiettivi diversi. Tu andare in chiesa, quello non ci vuole dire. Tu ami la santità e quello no. Tu ami la purezza e quello no. Tu perdoni, lui no. Uno che è infedele a Cristo è così, uno che non è nato di nuovo è così. Quindi Paolo dice: non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco diverso, perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? La giustizia qual è? La giustizia di Dio qual è? Perdona, non dimenticare, ad obbedire per gli altri. Invece l'iniquità che fa? A chi succede a sapere io? A quale perdono? Appena l'occasione mi vendico. Queste sono le iniquità, queste sono le persone infedeli a Cristo. Quindi uno che si mette con un infedele, con uno che dice, ma poi c'è il fratello, ma sì? Ma fratello di che cosa? Di un altro padre.
che ricordiamoci che anche Satana è il padre della menzogna e anche lui sa fare le coccole, però lui prima di coccole poi ti ammazza. Stiamo da liscia, e te l'ho detto tante volte, fratelli, stiamo attenti, da chi da liscia, fratello hai ragione, tuo fratello non è buono, facciamoci la compagnia. Meglio un fratello che ti per quanto fratello, ma che stai dicendo? Dobbiamo perdonare qua. Proverbi è scritto, frequenti sono i baci di chi ti odia, ci ricordiamo Giuda, e frequenti le ferite di amore, che invece all'isciamento e c'è nascosto. Quindi qual è la porta fra luce e tenebre? E penso che noi sappiamo la differenza tra la luce e con le tenebre. Quindi fratelli che vi state accostando al battesimo, vi do una buona notizia. Questo è il primo passo da fare e si chiama latte. Molti ancora non l'hanno caputo, dopo tanti anni, state molto attenti, perché dopo che vi battezzate, il diavolo vi tenterà. Non è che vi tenterà con le relazioni di prima, perché pure non mangi su più, vi tenterà attraverso, fratelli, attraverso le scritture, come ha fatto con Gesù. No, ma è scritto! Quindi persone che conoscono bene le scritture, quindi alimentatevi della parola, pregate affinché, e chiedete a Dio che vi dia sapienza e discernimento, lo potete avere, affinché capite chi sono, con chi dovete stare e con chi dovete stare. E come dico sempre, meglio uno, meglio solo che male accompagnato. Però siccome io credo meglio due che uno, quindi sceglietevi un buon compagno spirituale, non uomo che capita, ma persone veramente fedeli e spirituali. Paolo diceva a Timoteo, affida le cose che ti ho dato a uomini fedeli, c'è state con persone di maturità, non come mo capita. E sono persone che non danno buone testimonianze, oggi ne vediamo anche nelle chiese, qua abbiamo visto persone che vengono boom, e poi dopo non ci fanno più, per stupidaggini o perché si fanno le cron piccole, che prima cuttigliano, fanno i danni e poi dopo succede il manicomio, che poi così è, quello che l'uomo semina raccoglie, prima o poi le cose escono fuori, quindi meglio che ci sistemiamo nelle cose, ognuno di noi facciamo un esame di coscienza, bello scanner, e vediamo noi quello che dobbiamo vedere nella nostra vita, affinché non seguiamo gli esempi che non sono buoni, ma seguiamo i principi di Dio, che questi sicuramente non ci perdiamo. Lasciamo fare agli altri quello che vogliono, anzi se vediamo che a lungo andare non ne vogliono sente, lasciamolo di stare, ce ne sono tanti che dobbiamo raggiungere per il Vangelo. E chi ha ricevuto una volta la parola, per non dire anche da tanti anni, non credo che abbia diritto ancora di sentirla, se ancora non si è avveduta. Andiamo ad altri che non ha mai sentito la parola di Dio, che veramente forse c'è da che prendono di più chi ha fame di chi invece è satolo ed è pieno, forse di cose religiose che altro. Va bene? Andiamo a cedere in piedi, perché un attimo. Grazie, Signore. Gloria al tuo nome, Signore Padre, ti voglio ringraziare per la tua parola, Signore, ti prego, Signore, che possa fare breccia nella nostra vita e soprattutto per quanti si stanno accostando al battesimo, Signore, ti prego, Signore, per quanti non sono potuti venire, ascolteranno, Signore, questa predica, Signore, ti prego, questo studio, ti prego che tu gli possa aprire gli occhi, Signore, e possano fare delle scelte giuste, che questi principi divini, Signore, possono essere inculcati, Signore, nel loro cuore affinché possano crescere, Signore. Oh Padre, con sani principi, Signore, e possono essere salutati per la loro vita, per la loro crescita, Padre. Noi sappiamo che c'è chi semina, c'è chi abbrevera, Signore, ma l'unico che fa crescere sei solamente Tu, Padre. Per questo ti prego che Tu li possa fare crescere, Signore, alla Tua statura, alla Tua altezza, Signore, alla Tua conoscenza, alla Tua sapienza, Padre. Ti voglio pregare, benediciti, Signore, riempili di ogni sapienza e di ogni conoscenza, di ogni potenza della Tua parola, Signore, affinché possano comprendere quello che devono fare, Signore, e la loro vita possa andare sempre di più a crescere, Padre, possono sempre di più crescere, Signore, e possono manifestare il frutto Tuo, Signore. Ti prego, proteggili, Padre, te li affido a Te, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen.